Salve a tutti i nostri utenti del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi è di nuovo con noi un'amica, Elena Percivaldi, che dopo i 35 castelli imperdibili della Toscana esce finalmente con un saggio storico importante, vissuto da anni. Elena si occupa di questi argomenti, quindi chi meglio di lei avrebbe potuto pubblicarlo. Si tratta dei Longobardi, un popolo alle radici della nostra storia. Sono 352 pagine a 18 euro, pubblicato da The Arcos da pochissimo nelle librerie. Quindi una novità importante e interessante di cui vogliamo subito sentir parlare Elena senza rubargli altro tempo. Quindi a te la parola, Elena, e benvenuta. Grazie Maurizio, grazie. Grazie a Maurizio, grazie agli amici di Italia Medievale, come sempre, per l'ospitalità, di poter presentare anche rapidamente questi libri. Che dire, sì, hai detto tutto tu bene, perché questo in effetti è un libro non come tanti altri che ho scritto, è un libro molto particolare, molto sentito e molto vissuto, perché arriva a coronamento, per chi mi segue lo sa, insomma, di uno studio, di un percorso fatto lungo tanti anni. Se posso concedermi un piccolo momento di biografia, di autobiografia, diciamo che correva l'anno 93 o 94, quindi veramente tanto tempo fa, quando ero ancora all'università e avevo iniziato ad approcciare il problema dei Longobardi, che allora non era sicuramente così popolare come lo è oggi, insomma, nel senso era un termine, un testo, un argomento che trovava appunto riscontro solamente o quasi nell'ambito degli specialisti e poco più. Era anche difficile riuscire a raggiungere i luoghi perché mancava un percorso, diciamo, studiato comune per quanto riguarda anche l'eredità materiale, insomma, e monumentale lasciata dai Longobardi, quindi era un po' tutto in fase pionieristica, se possiamo così dire. No? E da allora sono passati purtroppo un po' di anni, ma è stato un tema che mi ha sempre accompagnato e che infatti avevo biennalizzato già quando ero all'università e poi ho continuato a coltivare anche dopo la laurea e insomma, come chi mi segue sa, anche attraverso degli eventi, molti articoli scritti sulla stampa di settore, Medioevo e via dicendo. E quindi è un tema che sento profondamente mio e insomma, che vivo, ecco, possiamo dire quotidianamente, nonostante siamo nel 2020, con un approccio molto curioso anche nei confronti di quello che è l'eredità materiale. Quindi quello che è il risultato di questo percorso oramai pluridecennale, possiamo dire, è raccolto in questo volume. Di cui mostro la copertina, guardate, è proprio la copia pilota che ho in mano perché il libro esce nelle librerie ufficialmente domani, 14 di luglio, anche se è già in prenotazione su Amazon, IBS e gli altri canali. E, è un libro appunto che come dire, comprende un po' tutti gli aspetti, almeno questa è stata l'idea di fondo. Insomma, quando abbiamo iniziato a concepirlo, a pensarlo, ovviamente abbiamo tenuto presente il fatto che sui Longobardi è stato scritto, soprattutto negli ultimi anni, parecchio, moltissimo, solo che i testi attualmente reperibili sono molto spesso, anzi tutti direi molto validi, però magari privilegiano un aspetto soltanto della civiltà longobarda o raccontano magari soltanto la storia dei fatti, insomma, no? Facendone quindi un viaggio, un racconto, ma più che altro per vicende, oppure narrano magari alcuni protagonisti, alcune biografie anche molto belle, però sono magari una visione appunto parziale. C'è tantissima letteratura specialistica, chiaramente, no? Quindi articoli scientifici anche in altre lingue, in inglese, in tedesco soprattutto. Molti testi, cataloghi di mostre, scavi archeologici, però nulla che sia un po' comprensivo di tutti questi aspetti e soprattutto sia alla portata del lettore non specialista.
anche se curioso e anche magari se preparato sull'argomento. Quindi l'idea che abbiamo avuto con l'editore è stata questa, quella di fare, di creare, di produrre un libro che sia completo sull'argomento, quindi che vada a toccare i vari aspetti dell'epopea longobarda e non solo in Italia, ma che sia nel contempo scritto con un linguaggio e con un approccio, diciamo divulgativo, quindi che sia la portata effettivamente di tutti, un testo che però sia anche rigoroso sul piano della ricostruzione storica, quindi nessuno spazio a congetture olipindarici, interpretazioni non poggiate diciamo su fonti e su studi di carattere scientifico, ma appunto un fondamento sempre ben preciso e ben chiaro anche sull'aspetto appunto delle scientifico. A tal proposito, ecco, un'altra di quelle cose che spesso non si trova in testi divulgativi è anche una, per quanto succinta e possiamo dire sintetica, disamina anche su quello che è lo stato attuale del dibattito scientifico, perché effettivamente i Longobardi, proprio negli ultimi anni, come in generale tutti i popoli barbarici, come sappiamo, sono stati oggetto di molto studio, no? Un po' anche per il dato archeologico che è stato continuamente aggiornato da, per fortuna, nuove scoperte archeologiche anche importanti. Tanti, no? Di necropoli, di siti e via dicendo. Quindi mancava insomma anche qua una sintesi che fosse alla portata di tutti, per capire anche qual è la portata di questo fenomeno a livello interpretativo, no? Quindi ci sono alcuni nodi che ho cercato di affrontare, a cominciare dal problema annoso di, diciamo, dell'interpretazione anche del movimento dei Longobardi come migrazione o come invasione, insomma, no? Che è uno dei nodi, insomma, su cui gli storiografi, gli storici di oggi si interrogano moltissimo. Perché è un problema che ovviamente sposta anche la concezione dei Longobardi come popolo e il loro ruolo che hanno poi rivestito in Italia una volta che hanno raggiunto la loro ultima dimora e hanno poi costruito il regno, no? Quindi il rapporto, questo problema enorme va a toccare anche il rapporto con i conquistati, quindi con gli italici o romanci o romanzi, come li vogliamo chiamare, e poi il problema è ovviamente del rapporto tra barbarico in generale, quindi tra le popolazioni barbariche e in particolare i Longobardi l'impero romano, la cultura e la civiltà romana, quello che restava insomma di un impero millenario che era caduto da poco, era stata l'Italia riconquistata da poco da Giustiniano alla fine della guerra greco-gotica, ora poi arrivano i Longobardi alla metà del VI secolo, cosa trovano e come si rapportano con questo mondo, quindi in maniera completamente distruttiva, come è sempre stato detto insomma per generazioni, anche da una certa storiografia, pensiamo al Manzoni, no? Che ha sempre considerato, quella anche seicentesca, i Longobardi come un elemento distruttivo, no? Allogeno, quindi al di fuori del contesto, e quindi è fortemente problematico nella storia d'Italia, oppure viceversa un contatto che c'è stato con appunto le popolazioni autoctone italiche, molto meno drammatico, non diciamo inesistente a livello di distruzione, perché questo ovviamente è sbagliato, sarebbe una forzatura opposta, però diciamo più improntata al dialogo. Quindi ho cercato anche di affrontare questo tema, il rapporto quindi tra continuità e discontinuità, anche tra appunto quello che era l'antica civiltà romana, nel senso lato, e appunto i nuovi apporti che provengono dal mondo barbarico e in particolar modo dai Longobardi. E poi il problema, altro annoso cardine, dell'etnogenesi, quindi che cosa significava essere longobardo, che significato aveva, se esisteva una coscienza, un'identità di popolo, nel caso che tipo di identità si trattava e come appunto le varie popolazioni barbariche si spostavano nel territorio, che tipo di coscienza avevano e autorappresentazione, e come appunto poi questo elemento va a insistere a stabilirsi all'interno dell'elemento italico nel momento in cui appunto giungono nella penisola. Quindi insomma cardini di problemi piuttosto grossi, con un linguaggio io spero abbastanza semplice, insomma ho cercato di essere il più chiara possibile, cercando di esporre i fatti e avendo anche ovviamente una mia posizione sull'argomento, ma motivandola attraverso anche la sintesi, diciamo, delle posizioni che in questo momento vanno per la maggiore e sono oggetto del dibattito appunto scientifico-accademico.
Come posso dire due cose sulla struttura del libro? Sicuramente, perché dicevo, questo libro ambisce un po' ad essere sintetico, ma a cercare di essere il più possibile completo anche sull'aspetto della civiltà longobarda. Infatti è suddiviso, possiamo dire, grosso modo in tre parti. C'è una parte iniziale, tutta suddivisa ovviamente in capitoli, che tratta la vicenda storica in senso stretto, quindi dalle mitiche origini scandinave o presunte tali fino all'arrivo appunto in Italia e diciamo tutta la grandiosa e a tratti contraddittoria, insomma, epopea nella penisola fino alla fine del regno. Con Carlo Magno nel 774 e poi appunto la parte che invece qui però devo dire solo accennata perché meriterebbe come è stato del resto anche fatto uno studio a sé, l'esperienza appunto del Ducato di Benevento che poi diventa Principato e continua la sua esistenza anche successivamente fino alla conquista normanna. Io diciamo che mi sono limitata ad analizzare il fenomeno in generale, ma in particolar modo tenendo presente il Regnum, perché questo era un po' l'accordo anche con l'editore di trattare soprattutto le vicende del Regnum, quindi dell'Italia, possiamo dire centro-settentrionale, la cosiddetta Lombardia Maior, no? Ovviamente la minore è stata trattata, ma non con questa analiticità, se vogliamo. Ecco. Quindi una prima parte, dicevo, di esposizione dei fatti e di analisi dei fatti anche alla luce delle ultime acquisizioni storiografiche del dibattito, e poi c'è una seconda parte che riguarda le fonti. Quando ero all'università e in generale sempre, insomma, ho sempre tenuto presente la fonte come stella polare, insomma, di qualsiasi ricostruzione storica, ma non la fonte presa in quanto tale, ma sottoposta ad adeguata critica ed esegesi, quindi chiaramente cercando alle fonti di prendere quello che è il dato, ma anche sottoporlo ad analisi critica, quindi vedere fino a che punto le singole fonti sono attendibili. Quindi c'è un capitolo che parla delle fonti scritte, ovviamente, quindi le fonti prodotte dai Longobardi, dentro, fuori e intorno ai Longobardi, l'ho chiamato questo capitolo, perché parla di fonti, diciamo, scritte che sono in ambito longobardo, italico e anche al di fuori, quindi c'è una disamina, insomma, abbastanza completa, diciamo, di tutte le fonti che ne trattano dell'epoca, quindi contemporanea agli eventi. Ovviamente un capitolo a parte non poteva che essere così, è stato dedicato a Paolo Diacono, il grande narratore, perché Paolo Diacono ovviamente è la fonte con la F maiuscola principe a cui chiunque si occupa di Longobardi e tenta una ricostruzione delle vicende di questo popolo, specie nella parte delle origini, ma non solo, si affida a Paolo Diacono come miniera di informazioni. Tra l'altro uno storico che, oltre che essere longobardo di origine, anche se vive alla fine del regno, e quindi in un contesto completamente differente da quello che ha visto l'epopea dei Longobardi dei primi secoli, è comunque tutto sommato attendibile, anzi lo è moltissimo su molti aspetti, tanto da essere una fonte imprescindibile. Quindi ho ritenuto di dedicare un capitolo alla sua storia, alla sua vita, alla sua biografia e anche al suo approccio, al suo particolare rapporto da longobardo tardo, quindi da monaco convertito al cristianesimo, evidentemente, anzi vissuto in un contesto già abbondantemente cristiano, come si rapporta con il suo popolo che alle origini appunto era ancora pagano. E quindi, insomma, quanto può essere considerato longobardo, o si autoconsidera longobardo Paolo, e di conseguenza anche l'atteggiamento a volte ambiguo che ha nei confronti delle leggende, della cultura del suo popolo. E questo è un punto fondamentale per interpretare anche la sua opera in maniera corretta. Poi le fonti materiali, perché chiaramente qui parlavamo di fonti scritte, quindi di fonti documentarie. E di cronache, di storie, quindi di fonti narrative, mentre qui invece nel terzo capitolo di questa sezione parliamo di fonti materiali, quindi quando parlano gli oggetti, i ritrovamenti archeologici, i monili, i gioielli, le armi, le sepolture, quindi soprattutto perché è chiaro che di questo soprattutto si tratta, e ovviamente in questo capitolo affronto anche qui, per quanto brevemente, la famosa vicenda appunto dell'attribuzione dei corredi che secondo alcune scuole storiografiche oggi non sarebbero indicative di un'appartenenza etnica, ma di una volontà, potremmo dire, di autorappresentazione, no? Cioè,
quanto questi corredi siano effettivamente dal corredo ritrovato all'interno di una tomba si possa o meno definire se il soggetto in questione, l'individuo in questione, era longobardo oppure no, oppure si autorappresentava come tale. È un altro dei nodi del dibattito attuale che ho cercato appunto di spiegare in questo capitolo. Ciononostante, chiaramente la fonte archeologica rimane fondamentale, perché la gran parte di quelli che sono gli aspetti della vita materiale la dobbiamo proprio a ritrovamenti di carattere archeologico. E non parlo solo delle sepolture, ovviamente, ma anche, e quindi delle necropoli, ma anche degli insediamenti e se vogliamo anche della parte monumentale, no? Quindi questa parte chiude, diciamo, la sezione dedicata alle fonti, che è fondamentale. E poi la gran parte del libro, direi un terzo abbondante, è dedicata invece alla vita materiale nei suoi vari aspetti, la vita culturale materiale. Quindi qui attraverso una serie di capitoli si parla di per esempio qua di città, insediamenti e centri di potere, quindi si tratta di raccontare un po' dove i Longobardi abitavano, perché in quei contesti, come erano i loro insediamenti, le città, le capitali. Sono argomenti che, questo delle capitali, in particolare Longobardo, che ho trattato anche al Festival del Medioevo con un intervento un paio d'anni fa a Gubbio. È una cosa interessante perché il regno longobardo nasce come regno policentrico e continua ad esserlo di fatto per tutta la sua storia, fin quasi alla fine. Quindi anche la stessa capitale, il concetto di capitale varia a seconda del tempo. I centri di potere sono molti, e spiego, adesso non vorrei dare troppe anticipazioni, ma anche perché questa caratteristica così peculiare, potremmo dire, anche del regno longobardo, fino a che non diventa di fatto Pavia, insomma, un po' il centro di riferimento, no? Però passando da una serie di città importanti come Verona, come Milano, come Monza, no? Per stare anche come Brescia, Cividale del Friuli, per non come capitale di regno, ma magari come capitale di ducato o centro di potere importante. E poi ovviamente nella minor, cosiddetta minor, abbiamo il centro di Benevento, abbiamo Salerno, insomma, luoghi quindi fondamentali, anche Spoleto per quanto riguarda la parte centrale dell'Italia, no? Quindi sicuramente un luogo policentrico. Un regno policentrico, e quindi città, dicevo, insediamenti. Poi trattato della parte che riguarda invece l'aspetto rituale, l'aspetto religioso, che è un altro dei cardini importanti per comprendere i Longobardi e la loro anche esperienza in Italia, la loro epopea in Italia, cioè la lunga e accidentata storia della loro conversione al cristianesimo, il problema del loro rapporto con il paganesimo, col fatto che fossero meno ariani, insomma, c'è del dibattito anche molto acceso su questo aspetto, e come il culto, diciamo, e l'adesione anche alla confessione religiosa finale del cattolicesimo abbia costituito un elemento importante per quanto riguarda il consolidamento del regno, no? In tempo all'epoca della monarchia, soprattutto di Teodolinde e Agilulfo, e poi dei loro successori della cosiddetta dinastia bavarese, no? Si continua, adesso non vorrei prendere troppo tempo nel raccontare tutto il libro, però per darvi un'idea un pochino dei temi, si parla poi del culto dei morti, quindi di come i Longobardi seppellivano i loro defunti. Anche questo è una situazione, un approccio mutevole nel corso del tempo, perché da quando entrarono in Italia, e anzi in realtà anche precedentemente nella loro permanenza pannonica, l'approccio nei confronti delle sepolture aveva una caratteristica particolare. Poi con il tempo, dopo le prime generazioni, dopo l'immigrazione, diciamo, in Italia, pian piano, anche con la conversione al cristianesimo, cambia anche la modalità in cui i Longobardi vengono sepolti, con o senza corredo. Insomma, c'è tutta questa questione che viene affrontata, ne vengono spiegate le motivazioni, e quindi anche qua si vede come cambia un po' il popolo attraverso la storia, no? Attraverso il passare del tempo e con le esperienze e il confronto, diciamo, con altre culture, con altri approcci. Si parla poi delle armi, un capitolo intero dedicato all'aspetto bellico. I Longobardi
popolo bellicoso e guerresco per antonomasia, così come viene dipinto appunto dalle fonti, ha quindi un ruolo importante per loro il concetto di popolo esercito, per cui l'uomo libero ha il diritto dovere di portare le armi e che cosa significa poi essere un combattente, quindi un arimanno di fatto all'interno della società longobarda, che diritti, virgolette, civili ha questo status, comporta questo status, e che cosa significa quindi in termini pratici, come erano le panoplie di armi, come combattevano, insomma, nozioni di carattere militare, ecco, per capire anche come avveniva il reclutamento degli stessi soldati all'interno dell'esercito longobardo, cosa significava essere un combattente e come appunto combattevano, in che modo, contro i loro nemici, in particolar modo franchi e bizantini, evidentemente. Poi c'è un capitolo inevitabile, insomma, anche sulle leggi, altro aspetto fondamentale dell'aspetto giuridico della civiltà longobarda, perché oltre ad essere importante in senso stretto, è stato fondamentale il diritto longobardo nella storia del diritto italiano, perché molte degli istituti e dei concetti, insomma, giuridici, tra virgolette, inventati o comunque portati in Italia dai Longobardi, hanno continuato a sussistere per lungo tempo anche dopo il tramonto del regno, e quindi li ritroviamo addirittura nel Medioevo, nel pieno Medioevo, in alcuni casi addirittura nel 400, nel 500, dei riferimenti 1500-1400, quindi molto tardi, nei riferimenti a istituti come il Morgingab, Faderfio, via dicendo, che si trovano appunto ancora in documenti di così tardi, e la cosiddetta professione di legge longobarda, che dura per moltissimo tempo nel corso del Medioevo, cioè la dichiarazione che esiste negli atti privati di quale legge si appartiene, e contiene appunto una formula standard in cui chi stipula un contratto dichiara di vivere secondo la legge longobarda. Quindi questa è una cosa interessante, tutto questo in un periodo, diciamo, a ridosso del 1000, ancora 1100, quando pian piano stava rifiorendo anche il diritto romano nello studio bolognese, che poi avrebbe portato appunto alla rinascita anche del diritto nell'Europa, in Italia e poi in Europa nella seconda metà del Medioevo, no? Però ancora abbiamo questi riferimenti a istituzioni di carattere giuridico longobardo ancora in documenti relativamente tardi. C'è poi un capitolo dedicato alla condizione femminile, quindi alla donna, come era vista. Questo è stato un argomento di una nostra conferenza a Maurizio ai tempi di nel ciclo, adesso non ricordo se erano 2 o 3 anni fa, al Museo Archeologico di Milano. Un capitolo dedicato all'abbigliamento, sia femminile che maschile, quindi come cambia anche qua, che tipo di innovazioni hanno portato i Longobardi sul piano estetico e sul piano funzionale nell'abbigliamento, e perché, insomma, anche simbolico. Un curioso capitolo che parla anche di come mangiavano, perché chiaramente è un aspetto della vita quotidiana, i Longobardi al desco, e collegato a questo, secondo quella che era il concetto medievale, per cui il cibo spesso era medicamento e gli elementi erano medicamenti, appunto le erbe, pensiamo, officinali, via dicendo. C'è una coda del capitolo che parla della farmacopea, quindi parla di come ci si curava in epoca longobarda, e ovviamente c'è un accenno anche all'importante scuola salernitana, che nasce, per quanto più tardi, in ambito appunto di Salerno, quindi in piena, possiamo dire, in pieno humus culturale del longobardo, della Minor, no? Un aspetto, evidentemente, un capitolo intero dedicato alla lingua, che è un altro degli aspetti fondamentali. La lingua longobarda purtroppo non la conosciamo bene come altre lingue antiche, perché mancano documenti scritti, a eccezione delle iscrizioni, a eccezione di alcune parole qua e là, per esempio nell'editto di Rotari, ma manca, diciamo, una letteratura in lingua, e di conseguenza ha le sue problematicità anche per quanto riguarda la ricostruzione dei vocaboli, dei significati, e dicendo.
E poi un capitolo sull'arte, sull'artigianato, in cui mostro come uno degli aspetti forse più appariscenti, ecco, della civiltà longobarda è stata ed è riscontrabile nell'arte, quindi soprattutto per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto decorativo dei monili, dei gioielli, dell'oreficeria, quindi che è rappresentativa dei Longobardi, una delle arti in cui raggiunsero l'eccellenza, e poi ovviamente l'aspetto monumentale, quindi qui parlo necessariamente anche delle città, dei siti, del sito seriale UNESCO. Come sappiamo, i Longobardi, centri di potere che praticamente è stato riconosciuto in 7 siti seriali nel 2011 come patrimonio UNESCO, e che sono questi 7 siti la, possiamo dire, testimonianza materiale tangibile della civiltà longobarda in Italia sul piano appunto monumentale, no? Infine, una bella conclusione che insomma traccia un po' il bilancio di quella che potremmo dire è la fortuna e la sfortuna dei Longobardi nel corso della storia, cioè dopo che finì il regno, dopo che appunto i Longobardi furono conquistati dai Carolingi, quindi la loro esperienza, la loro epopea terminò e trasmigrò in un'altra esperienza differente, che cosa rimase di loro e soprattutto come i Longobardi furono visti da chi poi successivamente nel corso dei secoli ha scritto la storia, quindi la storiografia del 500, del 600, del 700, anche dell'800, pensiamo, prima citavo Manzoni, no? Fu da quel lato importantissimo per una riscoperta, tra virgolette, dei Longobardi, per quanto in chiave direi abbastanza negativa, che era figlia di un concetto tipicamente risorgimentale, ecco, di un approccio che oggi è sicuramente datato, no? A fronte invece di personaggi, di intellettuali eruditi come il Muratori, che invece nel 700 erano ben propensi a riconoscere ai Longobardi una specificità e un ruolo fondamentale in chiave tutt'altro che negativa. La storia quindi dei Longobardi, che anche a livello di percezione muta nel corso del tempo fino ad arrivare ai giorni nostri, e c'è una coda di capitolo in cui faccio riferimento anche a come si può essere, cosa vuol dire essere Longobardi oggi, ma tra virgolette, nel senso, esistono oggi, come sappiamo, dei gruppi storici che fanno divulgazione, ricostruzione e rievocazione storica a tema longobardo, e che quindi fungono un po' da trade union, possiamo dire, tra il mondo della ricerca, della ricostruzione scientifica e la divulgazione al grande pubblico, perché permettono di toccare con mano quello che i Longobardi un tempo erano, grazie appunto all'aspetto della rievocazione storica, della ricostruzione degli aspetti della vita materiale. Quindi ho citato un progetto che sto portando avanti un po' da qualche anno oramai, con la collaborazione di alcuni gruppi come Fortebraccio Veregrense, Benevento Longobarda, Bandufre, Gens Longobardorum, per non citarne che alcuni, eventi storico-rievocativi che appunto permettono di toccare con mano popolo dei Longobardi e di comprenderne la storia, cose, diciamo, eventi che sono dedicati al vasto pubblico e che hanno una grande presa soprattutto sui ragazzi e sui bambini, perché chiaramente permettono di avere un approccio meno noioso, se vogliamo, più esperienziale della storia, e quindi sicuramente più interessante, ecco, che rimane anche di più. E quindi non potevo non ricordare anche questi ragazzi con cui collaboro oramai da tanti anni, Fortebraccio Veregrense, Diego Giulietti, Cristiano Carassai, insomma tutti i ragazzi del gruppo che veramente sono straordinari, Gens Longobardorum di Salerno, Luca Borsa, Alessio Fragnito di Benevento Longobarda e tutto il loro gruppo veramente straordinario. Sono persone, anche amici prima di tutto, oltre che collaboratori e compagni, ecco, in un certo tipo di progetto. Quindi davvero ho voluto anche ricordare loro come parte integrante di questa esperienza, ecco, pluriennale, dicevo, di divulgazione e di studio dei Longobardi. Credo di aver parlato anche troppo, ma di avere perlomeno incuriosito, ecco. Spero che questo testo possa riscuotere interesse, che possa essere letto da tutti con piacere. Io ho cercato di fare del mio meglio per
appunto cercare di dimostrare come al di là di tutto i Longobardi sono stati un popolo fondamentale della nostra storia. Infatti il titolo è proprio questo, i Longobardi un popolo alle radici della nostra storia, perché è una componente assolutamente fondamentale per la costruzione dell'Italia e della sua storia nella fase appunto di transizione, diciamo, tra il tardo antico, l'alto medioevo e poi il medioevo. La capacità straordinaria, l'importanza storica dei Longobardi è stata quella di sapere in qualche modo sintetizzare, ecco, esperienze culturali diverse, portare il loro essere, la loro civiltà, insomma, che era differente anche per quanto fosse già in parte venuta in contatto con quella classica, quella romana in particolare, quindi portare il loro elemento caratterizzante, tra virgolette, barbarico, e saperlo poi mutare nel corso del tempo e sintetizzare, mettere in sincretismo, possiamo dire, con quello, l'elemento classico, appunto, soprattutto derivante dall'impero romano, con l'elemento, virgolette, bizantino, e il tutto connotato anche in chiave cristiana nel corso del tempo. Quindi sicuramente la loro fu un'esperienza fondamentale per definire quelli che sono i caratteri dell'Italia medievale, che poi avrebbero consegnato alla storia, ponendosi quindi come pietra miliare, pietra di passaggio, ma molto di più anche come forgiatore di un'identità diversa, quindi consegnando un'Italia diversa al Medioevo. Sono alla base anche di tante differenze e delle specificità che poi troveremo nel Medioevo e che verranno elaborandosi successivamente nel corso del tempo. Questo è un po' il motivo, ecco, per cui oggi secondo me ha un senso parlare di Longobardi, ecco, non solo come, diciamo, ricordo antiquario, ma anche per andare alla ricerca delle motivazioni che hanno fatto sì che l'Italia abbia avuto un certo tipo di storia e che abbia l'identità che conosciamo tutti quanti noi oggi. Elena, starei ore a sentirti, ma direi che hai riassunto perfettamente il contenuto di 352 pagine. Quindi un bel mattoncino. Sì, in realtà sono poco più di 300, perché poi nella revisione finale, quella forse che hai sotto mano tu, è la scheda che in prima battuta comprendeva anche le immagini, ma che poi dopo per una serie di ragioni non sono state pubblicate. Diciamo che è un po' più di 300 pagine, ma sono piuttosto, ecco, serrate. Ecco, alla fine c'è anche un capitolo, naturalmente dimenticavo, di bibliografia, quindi chi poi vuole ulteriormente approfondire i vari argomenti trattati, è una bibliografia ragionata, suddivisa anche per temi, può quindi ricorrere alla bibliografia che indico, che ovviamente è soltanto una parte di quella possibile, nel senso che è talmente sterminata, come dicevo, soprattutto per quanto concerne la letteratura scientifica, anche in lingue estere, non solo italiane, in lingua italiana, ma in inglese, in tedesco, anche alcuni interventi scritti in lingue dell'est, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto pannonico. Devo dire che ho cercato di fare una selezione anche dei libri, tra virgolette, più reperibili e più facili anche per il lettore non necessariamente specialista, e ho fatto una piccola sintesi soltanto di quelli che sono gli atti dei convegni che considero davvero fondamentali. Ci sono i cataloghi delle mostre, poi le grandi mostre, ultima quella di Pavia, Napoli e San Pietroburgo, curata da Marazzi e da Orogiolo, che ovviamente sono poi esaustive quanto all'aspetto della bibliografia meramente scientifica. Quindi per tutto quanto non compreso nel presente volume rimando alla letteratura scientifica di riferimento per ulteriori approfondimenti. Grazie. Grazie a te, Elena, e niente, che questo libro possa avere grande fortuna, perché se lo merita e te la meriti tu. Quindi. Grazie. Grazie davvero tanto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao.